Ringrazio intanto la dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXI per aver organizzato questa giornata che è intitolata Giornata del Ringraziamento, appunto per ricordare quella giornata drammatica che ha colpito la nostra comunità, che ha distrutto parte della nostra comunità. Oggi ci sarà la presenza del Vescovo, ci sono una serie di iniziative correlate a questa. C'è la presenza soprattutto dei nostri ragazzi in un luogo che è stato duramente colpito appunto dal passaggio del tornado stesso. Noi speriamo che questi eventi non avvengano più. Abbiamo in questo anno lavorato tutti, soprattutto i cittadini, e sottolineo i cittadini che si sono rimboccati le mani, che hanno operato una ricostruzione che insperata, mettendo mani alle proprie risorse. Tra poco partiranno i lavori per la ricostruzione del patrimonio pubblico, ci sono delle risorse, circa 250.000 euro destinati alla distruzione del patrimonio privato, sono sicuramente insufficienti, ma noi lavoreremo appunto ricordando questa giornata affinché il sacrificio che i nostri cittadini hanno operato in questi mesi possa essere risarcito in parte rispetto a purtroppo a questo evento assolutamente inedito, assolutamente nuovo per il nostro territorio, che speriamo appunto non si ripeta più. Alberiamo è una nostra proposta che vuole dare un senso di continuità all'intervento di protezione civile operato in occasione dell'evento tornado del 28 novembre 2012. Porteremo 60 nuovi giovani alberi nel territorio statese, nei plessi scolastici, in un'altra area di proprietà comunale, proprio per testimoniare il fatto che il volontariato resta vicino a questa terra che ha subito il passaggio della furia della natura, e per così dare anche un'impronta rispetto al fatto che tutti noi, ciascun cittadino, deve avere cura della res pubblica e del patrimonio naturale in particolare, visto il tipo di attività di volontariato che svolgiamo noi.